Ragazzi, bentornati nel Dark Channel, io sono Dark12 e bentornati in questo nuovissimo video della Tecnologia 3. Allora, oggi faremo una farm di alberi perché ci serve sostanzialmente questa farm per avere l'energia. L'energia perché dobbiamo alimentare tutto questo impianto, i quarry, i macchinari sopra, quindi serve tanta energia, anche se questi qua sopra tra un po' li smonteremo. Comunque, la farm la faremo con la forestry. È una farm molto particolare, farò una farm di alberi attraverso la quale io avrò energia. Allora, innanzitutto iniziamo a craftare tutte le cose. Allora, prima che mi dimentico, come avete detto, ma i quick sort module servono oppure no? Adesso vi faccio vedere. Allora, andiamo qua. Se noi mettiamo la wrench, vediamo qua che abbiamo l'item sync, con il quale diciamo dove andare, e la default route. Se non sbaglio, i quick sort servono per far andare quel determinato oggetto, intanto arrivano le cose dal quarry, quel determinato oggetto in un determinato barrel. Adesso ho preso del ferro, non so perché, però ok, stava qui. Ho preso del ferro, tutte 25, perfetto. E servono, correggetemi ovviamente se sbaglio, servono per far arrivare nel barrel un determinato oggetto. Ora, facciamo la forest, quindi mettiamo... chiocciola forestry. Ok, eccoci qua la forestry. Cosa ci serviranno a noi? Allora ci serviranno i farm block, quindi abbiamo bisogno degli stone brick e di questi tin electron tube oltre al copper. Allora, innanzitutto per gli stone brick ci serve la cobblestone. Ah, la cobblestone noi stiamo proprio pieni. Vabbè, forse ne ho preso un po' troppa. Allora, facciamo... quanti stack? 1, 2, 3, 4... facciamo 5 stack di cobblestone, che intanto che noi facciamo tutto il resto, craftiamo qua e craftiamo là, possiamo tranquillamente cuocere. Allora, qui possiamo prenderci del carbone. Dammi il carbone. Ah, devo stare con la mano vuota, quindi... del carbone, perfetto. Ottimo, allora andiamo di qua nelle fornaci. Questo qua lo mettiamo in queste fornaci perché le altre ci serviranno per altre cose. Allora facciamo così, mettiamo se... oh. Facciamo così, mettiamo 16. Ah, giustamente le altre sono aggiunte là. E mettiamo a fare questo. Poi facciamo come 12, 48, 24, mettiamo 12. Ok, 12 e mettiamo a fare questo. Altre 12 e mettiamo a fare questo. Poi qua facciamo metà va qui e ci aggiungiamo al massimo. L'altra metà va qui e facciamo questo. E l'altra metà va qui e facciamo tutto questo. Ok, intanto che mettiamo, abbiamo messo a fare tutto. Anzi, già che ci stiamo, tanto non ci costa nulla. Ne abbiamo tantissima di cobblestone. Metterei un'altra fornace anche qui sopra. Con quest'altro stack. Ok, intanto abbiamo messo a fare questi qua per gli stone brick. Però, oltre a fare i farm block, a noi ci serve. Ovviamente dopo dovremo fare i farm gearbox, questi qui. Comunque, adesso non sono questi che ci servono, ma adesso ci serve il thermoionic fabricator. Allora, dove sta il thermoionic fabricator? Dovrebbe essere questo qua. Eccolo qua. Thermoionic fabricator. Eccolo qua. Dobbiamo fare, allora, vetro, oro, chest, sturdy casing, che si fa con il bronzo. Allora, il bronzo, dovrebbe farsi, non tutto, uno lascialo, facciamo così, e del, questo che cos'è? Lead. Ok, e questa è? Tin? Sì, ovviamente ne voglio lasciare uno solo. Per sapere che lì ci va il tin. Vediamo un attimo com'era. Così? Bronze, ok. Ne abbiamo fatto un po' poco, quindi abbiamo bisogno di copper. Lì è finito. Qua ce ne sta... eccolo qua, 45. Allora, ne lasciamo ovviamente uno solo per... diciamo per bellezza. No, più che altro se ci servono perché il quarry deve mandare lì il copper. Dove sta? Dove stanno? Qua ci sta energia, sì. Quindi possiamo mettere tranquillamente a sdoppiarlo, ovviamente. Quindi 22. Scusate.
22. Perfetto. Poi dovremo ritrovarci tutto il copper qui dentro. Hanno bisogno di carbone quei cosi lì, quindi dovremmo averne ancora. Abbiamo solo uno stack. Ok, vabbè. Prendiamocelo tutto. Anzi, facciamo così, basta. E prendiamoci questo carbone che dobbiamo generare corrente. Quindi mettiamo 5, mettiamo le 5 qua. 8 e 8. Vai, perfetto. Allora, intanto che quello si fa, vediamo a che punto sta la nostra stone. 17, vai 18, perfetto. 17 e 17. Allora facciamo gli stone brick, che se non sbaglio si facevano così, o sì, 60 vanno bene. Cioè vabbè, noi adesso facciamo così allora. Qua prendiamolo, quello che rimane facciamo cuocere. Ah, credo che bastino, la voglia, sì. Facciamo cuocere quello che rimane e poi ce lo prendiamo. Qui il copper sta arrivando, sì, perfetto. Vabbè, intanto prendiamolo e facciamoci il bronzo. Quindi mettiamo copper, tin e tin. È il contrario. Una tin e più copper. Quindi facciamo così, così e così. Facciamone 24. Ok, 32 ne abbiamo fatti. Perfetto. Ora, dove sta? Ci serve la sturdy casing che si fa così. Quindi, oh, non ti buggare. Via. Qua sta ancora cuocendo. Facciamoci la sturdy casing machine. Perfetto. Sturdy casing, ottimo. Poi, per lo termione ci serve del vetro e dell'oro. Allora, del vetro dovrei avere una pepita d'oro. Non mi serve del vetro, eccolo qua. E dell'oro, 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 dell'oro. Ce l'avrò dell'oro? Non ho oro? Non l'ho manco messo qui. Ah, ok, non ho dell'oro. Ma neanche... Allora dobbiamo tornare un attimo lì. Perché se non ci sta dell'oro... Vediamo un attimo, Qua vabbè, sta tirando su cobblestone. Carbone. Allora, l'oro. Qua vabbè, ci vuole ancora prima che trovi dell'oro. Ma qui invece, fatemi shiftare prima che cado. Cioè, potremmo anche buttarci, però non funzionano più i waypoint e poi non saprei come risalire. Allora, però abbiamo bisogno di oro. Facciamo così. Vabbè. Io vado. A bombazza! Pum! Oro. Però quest'oro è proprio difficile da... Facciamo così, vediamo un po' se ho portato il materiale da costruzione. Oh sì. Ho un'ideona. Allora, facciamo così. Ok, ogni tanto respiriamo. Facciamo così, così. Dai, olle. Ok, ha funzionato, perfetto. Quindi possiamo prenderci il nostro tanto desiderato oro. Allora, dobbiamo fare in modo che questa cosa qui non scenda più. Allora, prendiamoci una pala e facciamo una cosa molto rapida. Ok, perfetto. Ora ci prendiamo altro oro. Perfetto, eccolo qua. Ottimo. Poi, usciamo fuori da questa stanzetta. Perfetto. E vediamo un po' dove sta altro oro. Vediamo un po', vediamo un po'. Ok. Vabbè, possiamo risalire tranquillamente così. Intanto ci prendiamo anche questo, l'uranio, che può sempre servire. Altro oro, perfetto. Facciamo la nostra stradina, perfetto, così. Olle. Spero che non ci siano mob strani che ci vengono a far fuori. Ora dobbiamo solo risalire. Ok. In teoria dovremmo farcela, Speriamo in bene. Vai. Cosa non si fa per un po' di oro? Aia. No, 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 no. Ehi tu.
Provami a colpire ancora una volta. Mamma mia. Eccoci qua. Allora, siamo risaliti di sopra. Ovviamente io metto blocchi a casa. È già diventata pure notte. Ottimo. Allora, noi non abbiamo tempo per dormire stanotte, caro Gandalf. Allora, facciamo così. Perfetto. Che devo fare con loro? Non mi ricordo nemmeno. Vabbè, devo andare innanzitutto sopra adesso. Che avranno già finito. Ok. Va bene. Polverizziamo 4 qua e 4 qua. Vai. Qui ci sta il carbone. Aspettiamo che finisca tutto l'oro, che ci serve un po' di più. Vediamo un attimo quando ce ne servono. 4. Quindi ne abbiamo già uno, altri 3 di oro. Ok, stanno già arrivando. Qui vabbè, abbiamo della legna e ok. Dai. Su. Muoviti, muoviti, muoviti 2. Vai, 2, 2, 3. E 4, perfetto. Allora, dovremmo avere tutto. Aspettate. Giusta. Ah, ok. Mettiamo la recipe, perfetto. Allora, questo. 3 vetri. Ottimo. 1, 2, 3, 4. E non abbiamo la chest, ovviamente. Allora, chest, chest. Intanto, riprendiamoci l'altro oro. Perfetto. E abbiamo fatto questa piccola chest. Ottimo. Quindi, così. No, sotto, ormai me lo ricordo più o meno a memoria, dovrebbe essere così e così. E 4 cosetti d'oro. Perfetto. Thermionic Fabricator. Ottimo. Adesso, questo qui va a energia, quindi dobbiamo metterlo da qualche parte. Allora, siccome adesso la legna non ci serve, la chest qua la dobbiamo rompere. Ok. E ci mettiamo il nostro Thermionic Fabricator. Allora, innanzitutto qua ci va del coal, come ovvio che sia. Allora, questo qui va energia. Cosa fa questo macchinario? Questo macchinario sostanzialmente fonde il vetro. Il vetro ha un punto di fusione che è uguale a 2 joule, se non sbaglio. Questo qui, attraverso questo macchinario, dovrebbe riscaldarsi. Dovresti riscaldarsi. Riscaldati. Non mi dica che ci vogliono i tubi di LED. Vabbè, andiamo a vedere se ci sono i tubi di LED. Vediamo un po', tubi di LED. Eccoli qua. Ce li ho nel caso, eh. Vediamo un attimo se si riscalda. No. Ok, allora devo toglierlo un attimo. Facciamo così. Allora, prendiamoci altri tubi di questi qua trasparenti, gialli. Ok, non mi ricordo mai come si chiamano. I Fluiduct. Eccoli qua. Facciamo così. Allunghiamo di uno. Due, facciamo così. Mettiamoci questo coso qua. No. Giralo. Mettiamoci questo, il sawmill. Giù. Così si mette preciso. Il sawmill lo togliamo adesso perché non ci serve. Da questo qui facciamo uscire l'energia su questi. Ok? E la facciamo arrivare qua. Adesso dovrebbe iniziare a riscaldarsi. Ok. Dai. Dobbiamo aspettare. Comunque, perché ho fatto questa cosa? Perché dobbiamo fare questi qua, i farm block. Ci servono i tin electric tube qua. Tin e due redstone, ok. La redstone ce l'abbiamo giù. Non so se l'ho messa lì, sì. Facciamo così. E della tin che abbiamo, sì, abbiamo, a posto. E andiamo su. Ok. Allora, iniziamo a fare la nostra cosetto così, facciamone più di uno. Così, così, così. Facciamo aggiungere tutti e 4, 5. Perfetto, facciamo 5 e 5. Adesso non riesco a capire perché questo. Ah, è giustamente. Io pretendo di riscaldarlo senza dargli dell'energia. Dai. Ah, ok, vedete, si sta riscaldando. Perfetto, adesso dobbiamo aspettare. Vedete che si riscalda. Arriva alla temperatura di fusione. E ci dovrebbe craftare questi qui. Dove sono? Questi qua, i tin electron tube. Perfetto. Quindi, adesso aspettiamo un attimo che ce li crafti.
Tanto dovrebbe fare abbastanza subito. Su, dai, oh, no, questo qua, mettiamolo qua. Dai, su, muoviti. Dovrebbe comparire qua. Aspettiamo un attimo. Intanto dobbiamo prepararci altri stone brick, no? Perché ce ne serve uno, gli slab dobbiamo fare. Ok, andiamo a fare gli slab. Quindi ci serve della legna, della legna, della legna. Legna qua non ce l'ho. Qua nemmeno. E qua manco per il cacchio. Però qua, slab, perfetto. Come si facevano gli slab? Aspettate, così, giusto? Sì. Facciamone 12. 12 dovrebbero bastare. Male che va, ne facciamo altri. Allora, vediamo un po'. Qua è pronto. Quindi dammene altre 4. Basta così. Ok. Qua possiamo anche staccarlo per il momento. Anzi, teniamolo lì. Qua mettiamoci un bel sawmill. Poi configuriamo l'uscita arancione. Ok, entrata. Ah, l'entrata sopra, quindi così, giusto? O così? No, no. Così entra e così esce come prima. Va a finire in questa chest, ottimo, dove ci rimettiamo la legna. Ok. Ora, abbiamo tutto quanto dove sono. Eccoli qua, i farm block. Si fanno con i tin, electron tube, marble, slab, ok. Perfetto. Copper, ci abbiamo tutto. Opla. Allora, mettiamo questi. Facciamo così. Facciamo così. E facciamo così. Ok, ne abbiamo fatti 6. Per ora bastano, anche se dopo ce ne serviranno di più. Però noi ce li abbiamo. Ora, cosa dobbiamo fare con questi? Dobbiamo fare un macchinario di ogni controllo. Quindi iniziamo con il farm gearbox. Dove sta il farm gearbox? Dovrebbe essere sì, questo qua, con il farm block e le rotelle di steam, di steam, di tin, le rotelle di iron. Come si fanno le cose di tin? Allora, andiamo sul gearbox. Ok, tin gear, un ferro e del tin intorno, quindi dobbiamo prenderci del ferro. Abbiamo del ferro già pronto? Oh sì che ce l'abbiamo, quindi facciamo così. Voilà. E stoppiamo di qua. Perfetto. Ora. Dobbiamo fare queste rotelle di steam. Quindi non abbiamo più tin, dobbiamo andarla a prendere. Se no, ragazzi, facciamo così. Io questo video lo finisco qua. Nel prossimo episodio craftiamo questi ultimi pezzi e iniziamo a fare la farm. Perché sennò poi diventa un episodio troppo lungo, troppe spiegazioni, troppe crafting. Fermiamoci qua, dai. Quindi, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Passate da Instagram, Facebook, lasciate un bel mi piace, un commento, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti! Se avete domande, mi raccomando, fatemelo sapere.